Il Consiglio regionale è stato promotore di questo evento che vedrà la partecipazione dei popoli galiziani, friulani, bretoni e in due giorni tra spazi narranti, quindi culturali ed eventi musicali, vorrei raccontare storie dei popoli europei che tutti insieme formano la grande patria europea. Quindi anche vedere la nostra Europa da un altro punto di vista, non solo quella dei trattati economici, ma anche quella di valorizzazione delle identità, perché le tante identità fanno la nostra grande patria. Noi non possiamo non sposare un progetto che vede il nostro patrimonio culturale al centro e protagonista. È lo spirito che c'è dietro questo progetto che è importante, cioè quello di considerare il nostro patrimonio culturale come il volano per lo sviluppo, per la conoscenza, per la promozione del nostro territorio. Tutte le attività, ancorché moderne, ancorché adatte alle nostre esigenze, ai nostri bisogni, che siano compatibili con i nostri beni culturali, sono più che benvenute, sono più che accolte. I nostri monumenti, i nostri complessi monumentali, le nostre aree archeologiche devono essere aree vissute, altrimenti sono destinate a morire. Quindi bene qualsiasi attività che sia una promozione del territorio, che sia compatibile con il nostro patrimonio e che lo valorizzi, come in questo caso.